Buongiorno a tutti. Non siete troppo entusiasti perché ho deciso di fare la mia presentazione in italiano, quindi non entusiasmatevi troppo. Quindi grazie mille per aver organizzato questo evento. Il mio professore di italiano, che 30 anni fa mi ha fatto amore questa lingua, dunque è una sfida per me di parlare adesso in italiano dell'esperienza Museo Mix. È vero che io lavoro in un museo archeologico in Arles, vediamo qualche fotografie e vorrei partaggiare con voi questa esperienza. Dunque, che cos'è Museo Mix? Museo Mix è un laboratorio creativo che si svolge in tre giorni e due notti, dico, perché lavora anche durante le notti e si deve creare dispositivi digitali che consentono ai visitatori di avere un altro uso del museo. Bisogna avere un museo aperto, aperto nel spirito, infatti, un museo che crede alla virtù del networking, che diventa una specie di living lab durante tre giorni e che accetta di farsi una specie di invasione nel museo. Abbiamo avuto 200 persone che non conoscono il museo prima di venire. Allora, ci sono fondamentali con Museo Mix, l'inclusione vuol dire che non esistono barriere all'ingresso, infatti. Tutta la gente può partecipare. Perché la collaborazione è un'altra cosa veramente importante per Museo Mix. Il fondamento dell'attività. La condivisione anche perché ci sono molte riflessioni con il condividendo dei fonti dopo la manifestazione. Il contributo, l'iterazione e anche l'autonomia. Dunque tre giorni, generalmente venerdì, sabato e domenica, ma si può andare dopo. Per esempio abbiamo fatto sette giorni in nostro museo perché volevo sapere come i visitatori fanno con questi oggetti, con questi prototipi. Infatti non è matematica, è un sorto di modello come funziona Museo Mix. Ci sono squadre, 5, 6, 10 squadre, dipende dal museo e le quadre hanno organizzazione, risorse, comunicazione, accoglienza e dunque, per esempio, ci sono 225 persone con questo Museo Mix. E un esempio, non si deve fare così questo, ma è un esempio. La composizione di una squadra è basata su un approccio multidisciplinare, e mediazione culturale, codage, fabbricazione, comunicazione e per ogni squadra c'è un coach che abbiamo chiamato il facilitatore. Dunque c'è una video che è in francese, ma si può vedere soltanto yes. Ah, le luci, per favore. Le luci. Oh, scusa, non è il buono.
Questo? Sì. Questo spiega come funziona Museo Mix. 7, 8, 9 e 10 novembre prochain, il Museo dei Parcs de la Lande, Silk Mill Museum de Derby e il Museo dei Beaux-Arts de Montréal. È una spiegazione di come funziona Museo Mix, d'accordo? Il museo del futuro e che non si può vedere questa video sul internet e soltanto Actually you cannot see you cannot watch this video on the internet. And we e questa video spiega che ci sono prototipi di mediazione per fare differenti cose nelle musei. In order to make different things in your okay. Museum. Scusa. Sì? Allora, l'esempio di Arles, perché era la teoria, adesso la pratica. Dunque, Arles è locata nel sud della Francia, vicino a Marseille. È una antica città scritta al patrimonio mondiale dell'umanità e era una grande città romana. E abbiamo infatti organizzato Museo Mix con due musei, ma in un museo. C'era un museo archeologico in quale io lavoro e c'era un museo d'etnografia e abbiamo scelto di fare insieme Museo Mix in questo museo. So, questo è il museo di archeologia dove io lavoro, è un museo veramente didattico, ma è forse classico, una specie di museo low-tech, perché non ci sono tecnologie digitali nel museo. Era dunque veramente interessante di invitare Museo Mix in un museo come questo. Ci sono modelli, per esempio, che spiegano la città nell'antichità e una nave dell'antichità, una straordinaria di 30 metri che è stata scoperta nel fiume vicino al museo. C'è in questo museo differenti resource per Museo Mix, laboratorio di restauro, un servizio archeologico, eccetera, eccetera. Bisogna 10 mesi di preparazione perché bisogna sviluppare una comunità. Nel pomeriggio abbiamo un workshop, dunque possiamo parlare di come si può fare una comunità, per esempio in Bologna o in Emilia-Regione, dunque Fab Lab, musei, università, visitatori. Bisogna prendere differenti persone che sono interessanti da un progetto come Museo Mix e bisogna provare di organizzare questa cosa. Bisogna convincere la sua tutela perché è una esperienza che è veramente originale e trovare i soldi. Per preparare abbiamo fatto su YouTube differenti video di differenti esperti che spiegano problematica del museo dei musei archeologico e etnografico e si può anche oggi vedere queste video 2 minuti per spiegare un tema e i visitatori abbiamo preso tempo con molto visitatori nel museo per ascoltare che vuol dire il loro spirito il digitale, il museo del futuro, che vuole avere in questo museo in 5 o 10 anni. Dunque, esempi di temi proposti dal museo, visualizzare la struttura della ricerca archeologica, come si può vedere qualcosa che non è visibile, per esempio, il collegamento indietro e esterno come un oggetto di archeologia, posso
invitare il sito archeologico. For example, the archaeological site. Per esempio, questa questione, come si può fare con semplicità queste cose? Dunque, dopo la preparazione c'è l'evento Museumix, 2 o 3 giorni. Allora il primo giorno è il giorno della scoperta del museo, ma il museo è scoperto in 1 ora, 30 minuti, 1 ora. Dunque puoi immaginare come è difficile di scegliere un modo speciale di partaggiare il museo. Poi ci sono pitch su differenti temi del museo e le squadre si fanno. Abbiamo 8 squadre in questo museo e il lavoro si fa, si mangia nel museo, si può dormire nel museo anche, e dunque è veramente una cosa inclusiva. Il giorno 2 i prototipi cominciano ad essere preparati, il personale del museo posso essere metto a contribuzione e bisogna produrre, fabbricare questi prototipi. Ci sono notte e nel giorno 3 è la finalizzazione dei prototipi e alla fine del giorno 3 c'è un crash test con i visitatori nel museo. Dunque è l'occasione di capire il modo in cui i visitatori possono interagire, capire questi prototipi. Ci sono esempio, c'è una comunicazione durante le 3 giorni della manifestazione sull'internet, c'è una comunicazione in real time, e per esempio il personale del museo era quello che facevo i video, dunque c'è anche formazione per il personale durante le 3 giorni, dunque è veramente interessante di cambiare il vostro ruolo per fare qualcosa di altro. Allora, vediamo questa video forse nel pomeriggio, durante il workshop. 4 prototipi, uno che si viaggia nel fiume, come si fa quando il fiume entra nel museo. È un'esperienza da vivere che è veramente, veramente interessante, immersiva, e era una proposizione del museo etnografico. La memoria del lavoro industriale anche della città, veramente interessante di fare questo omaggio alla memoria del lavoro industriale in un museo archeologico, interagire con i modelli del museo, come si fa per capire l'urbanismo della città dell'antichità, una veramente interessante. Questo abbiamo avuto 8 prototipi e adesso lavorando su 4 prototipi per il futuro museo. Questo è una specie di video interattiva per capire qual è il mestiere qual è il ragionamento di un archeologo. Allora, ospitare un museo mix è interessante perché si può esplorare nuove possibilità di esperienze per i visitatori anche, è una filosofia veramente interessante che fa entrare il digitale in un spazio che non è veramente impregnato dal digitale. È una specie di comunità che funziona durante e dopo, prima, durante e dopo la manifestazione, e per la creatività
è una cosa che libera l'immaginazione, veramente incredibile di vivere queste esperienze. Per il museo lascio leggere questo slide, ma è una façone di scoprire organizzazioni agili con metodo di lavorare che sono nuove e è un fatto di conoscere l'economia creativa del territorio. Abbiamo incontrato persone che avevano un'attività a 100 metri del museo e veramente interessante adesso di lavorare con queste persone. Per i partecipanti è interessante di arricchire la propria rete professionale, fuori, per esempio. Allora, quanto costa? È difficile da rispondere perché dipende dal contesto, dipende di molte cose, ma penso che nel pomeriggio possiamo prendere questa questione, ma penso che minimum bisogna avere 50.000 euro per fare un museo mix, ma questo non vuol dire niente perché dipende veramente dalla capacità della comunità di lavorare insieme. Ok, scusa per il milione italiano.